Etel, una cittadina della Bretagna francese, vede rivivere i suoi antichi fasti. Un tempo qui c'era un grande porto per il pesce e questo edificio, la Glacier, che in francese significa refrigeratore, è il simbolo di questa storia. La Glacier di Etel è stata restaurata per unire storia e futuro nell'energia verde. Ecco come appariva nel 1960. Dopo il restauro dell'edificio abbiamo voluto mantenere tutto questo, le doppie volte, la balconata che era anch'essa importante e che permetteva di caricare il ghiaccio, tutti gli accessi, tutte le porte sono rimaste. Costruita nel 1946, la Glacier d'Etel produceva ghiaccio per il porto locale. In seguito l'edificio è stato abbandonato e danneggiato. Le autorità locali lo hanno acquistato per restaurarlo. È l'ultimo glacier del Morbihan in Bretagna. Fino agli anni 50 c'erano 250 barche a vela che andavano a pescare, principalmente per la pesca del tonno. Doveva essere conservato, ovviamente. Aveva bisogno di ghiaccio, quindi senza questo edificio non c'era pesca. L'obiettivo principale del nostro progetto è accogliere il pubblico. La gente è affezionata all'edificio, lo conosce, viene da tutto il dipartimento per vederlo. Il Glacier ospita già mostre, questa è dedicata all'energia marina in Bretagna. L'uso dell'energia verde è l'elemento chiave della Glacier rinnovata. Sono state implementate diverse tecnologie, una tribuna di marea e una pompa di calore che porteranno all'edificio l'energia del mare. Utilizzeremo in via prioritaria qui al Glacier tutte le fonti di energia che possiamo trovare nelle vicinanze. In primo luogo il mare. Sfrutteremo due aspetti dell'acqua di mare, la capacità della corrente di far girare l'elica della turbina. Sfrutteremo anche la qualità dell'acqua di mare e la temperatura relativamente costante per una pompa di calore che permetterà di recuperare le calorie per riscaldare l'edificio. Per ottenere l'energia del sole, il tetto curvo è coperto da innovativi pannelli solari biodegradabili e flessibili progettati a Nantes. Il surplus di energia verde sarà condiviso con gli edifici comunali locali. Il progetto energetico Glacier ha ricevuto un finanziamento europeo di oltre 165.594 euro. La pesca e le pescherie sul retro della Glacier ci riportano i tempi in cui questo luogo era pieno di ghiaccio e la storia continua. Etel era un simbolo 50 anni fa, è una città che ha una storia in termini di pesce ed era importante per me trovarmi in un luogo che ha una storia e poter scrivere da solo una pagina di storia. L'inaugurazione della Glacier d'Etel, destinata a diventare una porta d'accesso alla pittoresca regione, è prevista per il 2025.